Siamo in compagnia di Nicolino Tosoni, fondatore del Fuori. E presidente. Presidente. Dai Nicolino, perché sei qua oggi? Allora, sono qua per festeggiare una nostra semi-vittoria, banale vittoria, vittoria uccisa, monca, senza gambe e senza braccia, ma qualche cosa di minimo rispetto al nulla è sempre leggermente positivo. Il Fuori, fondato proprio nel marzo 1972, parlava di matrimonio già nel 75 tra l'irrisione di molti froci, perché dicevano c'è altro che il matrimonio. E invece noi abbiamo una cosa monca, non come in Spagna, in cui è stato modificato senza problemi il codice civile, come in Francia, che dalle unioni sono passati al matrimonio egalitario, e potrei andare avanti, ma l'Italia, paese musulmano, islamico, califfato, ha fatto un aborto e ha detto... E Fiorellino Alfano ha detto che lui è riuscito a superare una rivoluzione contro natura e antropologica. Quindi il vittorioso non è il PD, ma è Angelino Alfano, che ha fatto accettare il suo diktat. Ma le semi vittoriette della destra omofoba dureranno poco, perché noi andremo avanti fino a quando non avremo anche nell'Italia pontificia il matrimonio egalitario. Quindi viva, viva, viva la piena, completa emancipazione di tutti i froci fino all'egalitarismo. Grazie Nicolino Tosoni, presidente del Fuori. Grazie.